Ciao ragazzi, questo è un nuovo video tag. Sapete che io non ne faccio tanti di video tag, però quando mi taggano mi fa piacere farli, ecco. Allora, sono stata taggata da A Tutto Tondo V&D, spero di aver detto bene il tuo canale, e allora il tag si chiama, leggo dal cellulare, ti ricordi, inventato da Marco Pesci. Allora, incominciamo con le domandine, che ne sono 10. Allora, incominciamo. La prima domanda è: ti ricordi il gioco da strada che facevi da ragazzina o da ragazzino? Allora, diciamo che i giochi che io facevo alla mia età, diciamo, da ragazzina, erano i classici che io penso che un po' tutte le abbiamo fatto, come ad esempio un 2-3 stella, oppure il gioco del fazzoletto, oppure, fatemi un po' pensare, l'indovina chi? Che ancora oggi esiste. Seconda domanda: ti ricordi il tuo cartone animato preferito? Eh sì, il mio cartone animato preferito erano due. Era Candy Candy, che ancora tuttora la vedo ogni tanto perché mi è sempre strapiaciuta, e Lady Oscar, non ne posso fare veramente a meno. Tre. Ti ricordi la prima gita che hai fatto? Sinceramente no, non me lo ricordo, pazienza. 4. Ti ricordi il tuo amico del cuore? Certo che lo ricordo, e si chiama Monica, la mia amica del cuore, ormai ci conosciamo da praticamente da quando siamo nate, e quindi la saluto, anche perché qui c'è scritto che bisogna anche salutarla, anche se lei non vede, non fa YouTube, non fa video. 5. Ti ricordi il guaio più grande che hai combinato? Eh sì, come no. All'epoca mi capitò un aneddoto che veramente mi sconvolse la vita, perché persi dei soldi e quindi stetti davvero davvero male, perché comunque era all'epoca, ovviamente c'era la lira, e quindi cioè io mi sono veramente sentita così in colpa da stare male per giorni e giorni, quindi purtroppo mi successe questa cosa e volevo cercare di rimediare in qualche modo, ma ahimè non potevo, visto la mia giovane e tenera età. Poi, sesta domanda: ti ricordi il tuo gruppo cantante preferito della tua adolescenza? Canticchia una canzone. Questa è carina. Allora, io diciamo che il cantante più che io, per me erano due di cantanti che io amavo seguire, ed era Eros Ramazzotti e poi c'era un altro che era Smiguel. Luis Miguel. Vi canticchio quella di Luis Miguel che faceva "Noi ragazzi di oggi, noi", eccetera eccetera, oppure quella di Eros Ramazzotti che "Ci sei adesso tu". Stramo. E andiamo avanti. Dopo le mie dote canore, allora, ti ricordi il gioco di società preferito? L'ho detto già prima, cioè sarebbe appunto tipo chi, no, aspettate, come si chiamava quello lì? Ah sì, gira la ruota. Poi c'era il pranzo è servito, quello con tutte le domande, che si girava il piatto di carta, non so se
c'è qualcuno di voi che lo ha fatto. E ovviamente l'indovina chi, io ci giocavo anche con la mia migliore attuale amica, quindi poi inventa una domanda e rispondi. Invento una domanda. Cosa amo di più dalla vita, oltre le cose affettive che hai? Il make-up. Potevo fare altro che farmi una domanda in questo modo. Poi, andiamo avanti. Ti ricordi una pagina del tuo diario? Diciamo che io nel mio diario, io avevo un diario segreto come tutte le ragazze, no? Tutte le adolescenti. E ovviamente io scrivevo i miei primi amori, eccetera, che non sto qui a raccontarvi. E quindi io là scrivevo, facevo i cuoricini, facevo tutte queste cose qui che penso che tutte le adolescenti ancora oggi fanno. Spero che non si sia perso anche quello. Ti ricordi di salutarmi? Ultima domanda. Certo, ti saluto. Ciao. E tagga qualcuno. Bene, ultima domanda. Allora, io taggo tutte quelle che lo vogliono fare. In particolar modo taggo Michela. Un bacio caro. Taggo Mary, taggo Anna Staiti e taggo, vediamo un po', Veronica. Un bacio ragazze a tutte voi. Io spero che il video vi abbia dato un po' di divertimento, vi abbia dato un po' di divertimento. Abbiamo fatto un video tag che non lo facevo da un po' di tempo e io spero che vi sia stato un tantino utile, vi ho portato con me un po' nel passato e io ringrazio di nuovo la ragazza che mi ha taggata, a tutto mondo Viedi, tutto bene? Spero di sì, o Viedi mi sembra. E ringrazio voi ovviamente della visualizzazione e noi ci vediamo al prossimo. Ciao belle!